Salve a tutti, oggi cerchiamo di raccontarvi un pezzo di storia del movimento cooperativo regionale e lo facciamo incontrando un cooperatore, un uomo di frontiera, Renzo Medeossi, che da Lucinicco per 40 anni si è impegnato nel movimento cooperativo, dalla piccola cooperativa fino al ruolo di persona dirigente del movimento cooperativo, in particolare di Confcooperative. Ecco la sua esperienza. Renzo Medeossi, dai documenti che abbiamo letto, dagli approfondimenti che abbiamo fatto, ci risulta che la provincia di Gorizia è una provincia ricca di storia cooperativa. Magari ci può così descrivere qualche aspetto di questo tratto così importante? Beh, indubbiamente bisogna subito inquadrare la provincia di Gorizia come Trieste, come una realtà diversa dal resto della regione, almeno storicamente, sul piano della storia della cooperazione fino al 1915. Gorizia fa parte dell'Austria-Ungheria, dell'impero, è una grande contea principesca che con la seconda guerra mondiale poi perderà gran parte del suo territorio. Comunque in questo contesto storico la cooperazione vede la nascita alla fine del 1800, qui in particolare nel 1896 la prima cassa rurale a Capriva e poi la continua fondazione di nuove casse, nuove cooperative agricole fino al, se non sbaglio, all'inizio del Novecento, la costituzione della Federazione dei Consorzi Agricoli, che riporta in analogia come attualmente si chiama la Federazione di Trento, no? Federazione di stessa quindi ragione sociale, con oltre 90 società cooperative. Quindi, se vogliamo dire, la cooperazione goriziana, triestina e in generale quella sorta sotto l'impero è analoga come storia, come radici a quella che sorge nel territorio italiano, ma più strutturata, probabilmente anche per un contesto istituzionale più favorevole. Siamo, direi, più vicini a Raiffeisen, di cui quest'anno ricordiamo i 200 anni dalla nascita. Possiamo dire che comunque ci sono state delle differenze anche del comportamento, diciamo, del movimento cooperativo sotto l'impero austro-ungarico prima di arrivare alla Repubblica Italiana? Senz'altro qui l'organizzazione era più avanti, meglio impostata, ecco. Si nasceva già con una federazione, con una cassa centrale. A Trieste le cooperative operaie in pochi anni erano diventate già una realtà consistente, mentre in territorio italiano le cose erano altrettanto così diffuse, ma meno messe insieme, ecco, meno organizzate, direi. Ecco. Questa come caratteristica fondamentale. D'altra parte, anche andando a distanze di tanti anni, le casse rurali del Friuli, della nostra zona, le casse del Goriziano, si sono caratterizzate per la loro longevità e per aver avuto delle quote di mercato in provincia di Gorizia nettamente superiori a quelle del resto della regione. E questo è un tratto storico, così come la capitalizzazione di queste banche rispetto al resto della regione, fino a pochi anni fa assolutamente superiore al resto della regione. Quindi qui è la storia che parla. Renzo Medeossi, dal 1975 lei è entrato a far parte della grande famiglia cooperativa regionale. Ci racconta come sono andate le cose? Ma le cose sono andate come succedeva nei paesi. Tu sas lei e scrivi ben e allora fas tu segretario della cooperativa. Ecco, questo era il reclutamento e quindi uno cominciava così. Era andato via il segretario improvvisamente della cooperativa Coltivatori Diretti di Lucinicco, una cooperativa di servizi, e quindi ho cominciato così. Poi il caso ha voluto che mi chiamassero a lavorare a Confcooperativa, l'Unione Provinciale Cooperative di Gorizia, e così comincia il cursus honorum. E quindi da lì poi tutto un percorso per arrivare fino all'impegno regionale. Dopo Gorizia sono stato chiamato a Udine proprio dal presidente Burtulo e dal vicepresidente che era Tosoratti. Dopo la scomparsa di Burtulo, l'onorevole Giusto e poi Ivano Benvenuti, quindi ho trovato diversi personaggi di grande rilievo anche nella storia politica amministrativa della nostra regione, che tra l'altro mi hanno consentito di lavorare bene, e l'Unione Regionale, insomma, in pochi anni si è notevolmente ingrandita,
da due che eravamo quasi 20 quando sono andato via. Ecco. Un impegno che sicuramente ha segnato la sua esistenza personale e professionale. Che bilancio si può trarre quindi nella sua esperienza in questo importante periodo del movimento cooperativo? Ha raggiunto proprio nell'88 il numero massimo di cooperative iscritte al registro regionale, oltre 2000. Poi c'è stato un progressivo processo di concentrazione, di consolidamento, l'avvento delle cooperative di lavoro, poi quelle sociali, la fortissima riduzione delle cooperative agricole, la scomparsa di quelle edilizie, e questi sono i tratti salienti. La notevole forza raggiunta dal credito cooperativo, la concentrazione nel settore delle cooperative di consumo con l'entrata in gioco del consorzio Coop Italia e di altre realtà di questo genere. Quello che possiamo dire è che questa realtà è stata in espansione senz'altro fino al 2008. Poi la crisi ha colpito duro, ecco, dobbiamo dire, e quello che dispiace è stata la scomparsa di storie come quelle delle operaie della Carnica e del consorzio della Lateria. Ecco, lì sono stati veramente tre colpi duri, ecco. Però tutto sommato la realtà è ancora diffusa e penso sia importante per l'equilibrio sociale e per tanti aspetti della nostra vita, ecco.